E allora, quando non siamo all'altezza dei sentimenti che proviamo, che la poesia inizia a mangiare se stessa, che l'amore di cui la poesia parla inizia a mangiare se stesso, e allora che l'amore diventa una piccola cucina cannibale. When I started, if you went to a poetry reading with the most prominent poets in the area, there'd be 10 people there. And very soon after we started, there were hundreds of people attending the poetry shows, poetry slam shows. It's forced the traditional poets to do better in their performances. It just, sometimes they don't accept it, but I've noticed that over the years now, they try much harder to communicate through performance their work. There was much more risk at the beginning, because we were experimenting. We didn't know where we were going, and so many of us, I have failed miserably on the stage hundreds of times, and it's horrifying when you fail, but as an artist it makes you go further, it makes you examine your art. If there's anything about the slam these days, especially in America, it's that people are too safe. Inevitabilmente l'arrivo dello slam ha aumentato in maniera netta il pubblico. Noi abbiamo fatto lo slam forse più grande che c'è stato in Italia a Perugia, è arrivato a 7.000 persone, che è un pubblico per una serata di poesia davvero inimmaginabile prima. Più in generale va detto che poi comunque il poetry slam è un aspetto di una rivoluzione più grande, che è la rivoluzione dello spoken word, della poesia performativa. E da questo punto di vista l'importanza dello slam è determinante, ma non è l'unica variante che è in gioco. Sono in gioco anche altre varianti, che sono quelle del lavoro dei singoli poeti sulle loro poesie, sulla loro musica, sul loro ritmo, sulla loro capacità performativa, sulla loro capacità di respirare, direi, perché la poesia spoken word ha come suo strumento di lavoro il respiro prima ancora che la parola. 10 buttons are pushed, 10 switches are flipped. Get off, get on, get on, get off. People at the very beginning were more free to experiment radically with combining poetry with all kinds of different forms and experimenting with their own form. For instance, at the very first National Slam, there was a woman from in America, there was a woman from California that her poetry had this body language going all the time, and everyone's style was radically different from every city, and it was so refreshing to see so many different creative forms. As certain poets would be the winner of these competitions, people would model them, and over the years this copying of previous styles has predominated, and it, for me, isn't good. Il fatto che il poetry slam sia una gara di poesia non significa che l'obiettivo che i poeti devono avere quando sono in gara sia solo quello di vincere, altrimenti si incominceranno a fare poesie non perché quelle poesie sono belle, non perché rinnovano formalmente la poesia, ma semplicemente perché noi sappiamo che quella giuria li apprezzerà di più, che saranno più gradite, e quindi è esattamente lo stesso meccanismo che si mette in moto quando devi scegliere che format televisivo fare, questo piuttosto che quell'altro.
dell'altro. È lo stesso meccanismo che si mette in moto, per esempio, nel mondo della musica, che mi capita di conoscere, perché sono 20 anni che faccio poesia con musica, e nell'hip hop anche, ahimè, per cui poi alla fine quando scegli, arriva il momento della produzione del disco, della scelta dei timing, dei suoni, delle cose, alla fine fai scelte che non sono scelte artistiche, perché non ci si carica di un rischio. Perché come mi ha insegnato il mio maestro, Haroldo de Campos, che era un grande poeta, un grande traduttore, un immenso intellettuale, ma che poi mi ha portato per mano a vedere il primo Poetry Slam al New York Poets Café, l'unica maniera di rinnovare una tradizione, di amare una tradizione e rinnovarla, l'unica maniera di rispettare una tradizione è cambiarla, farla mutare. Ecco, io credo che noi dobbiamo andare avanti in Italia dopo questo grande successo anche che c'è stato del primo campionato italiano, tenendo però presente che il nostro scopo, la ragione per cui noi siamo competitivi, non è che Tizio Caio vinca lo slam, ma che vinca la poesia, cioè che alla fine di una grande avventura come questa del primo campionato italiano di slam, le forme della poesia italiana siano arricchite da qualcosa che non c'era prima. Due punti pausa. Io ho un unico merito reale nello slam internazionale, che è stato quello di aver inventato lo slam internazionale, ma poi a partire da una riflessione che è comune a qualsiasi poeta, e la poesia ha il problema della lingua, ce l'ha pure quando è scritta. Noi abbiamo risolto questa cosa in Italia all'inizio e poi la cosa si è diffusa con la traduzione su schermo, e questo devo dire che nello slam addirittura è risultato paradossale di essere un vantaggio e non un difetto. Nel senso che la lingua straniera viene percepita in maniera purissima come suono puro, proprio perché non c'è rapporto con il significato, e il significato arriva solamente dopo in soccorso, e questa è la ragione per la quale poi io, quando si fanno slam internazionali che mi capita di condurre, chiedo sempre ai traduttori di fare traduzioni assolutamente di servizio. Ciò che ci serve è che la gente comprenda il significato, se possibile in poesia ovviamente, il più stretto possibile, dopodiché vale il suono. In Italia abbiamo fatto gli slam internazionali in cui hanno vinto poeti russi, spagnoli, tedeschi, italiani, inglesi, perché poi alla fine, quando si coglie il significato, in poesia anche i tratti sovrasegmentali hanno significato, questo che distingue la poesia dal linguaggio comune. Il suono duro o il suono dolce, usare un ritmo o un altro ritmo, scegliere un tipo di endecasillabo oppure un verso pari, non è mai solo una scelta sonora, è anche una scelta di significato, è in pratica una scelta politica che fa il poeta. Quindi da questo punto di vista è più facile fruire la poesia straniera in una condizione di oralità come quella del Poetry Slam o di un qualsiasi festival internazionale di arti performative che non sul libro. Da questo punto di vista noi abbiamo almeno l'originale vero di qualcosa, l'originale vero di qualcosa è la sua sonorità. What I came upon working with Timo Brutki in Stuttgart, we did a performance together, he and I, in a little black box theater where we were both speaking at the same time. And we've, in Chicago, we've developed that into a thing that I've called performance interpretation, where slam teams from both languages work together for a week to create a performance where both the languages are operating at once using all kinds of different techniques, not just blah, 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 one language, blah, 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 the other language. We sometimes have the words happening right together. Sometimes it's they speak. Sometimes the performer just stops and says, there's no way I can translate that. This is what he was saying. We use both language and we create a whole new performance with both the languages, and it's magnificent. Wouldn't it be really a treat for this renegade group of slammers, you know, these outsiders from the traditional world, to come up with the solution to translation and poetry that brought it alive? It would be a real coup if we were the ones that
Otturazione polmonare invasiva, sono la manovra di Heimlich che non arriva. Your whole body, your voice, your eyes, your soul is an instrument. We are the instrument. If this part of the instrument is like this, you know, you're not playing your instrument. The body expresses, has a voice of its own. The Italians, not only the Italians, you know, the Germans, the Swedes, you know, whoa, you know. That's one thing I noticed. Also stuck to the text, at least the poets at the finals, reading the text. When you get off the text, a whole new world opens to you because you're no longer worried about the words. So now your performance can spontaneously jump to new levels. Per fare la prologo ci vuole la storia del paese della prologo. Per fare la storia del paese della prologo ci vuole la cultura. Per fare la cultura ci vuole anche la poesia. Per fare la poesia ci vuole solo un po' di poesia. La poesia non ha il compito di portare le folle alla conquista del Palazzo del Re. La poesia ha un compito molto più piccolo, molto più umile e molto più decisivo. Aiutare gli uomini a dare un senso a quello che è accaduto attraverso le loro parole, a seppellire i morti dopo la rivoluzione, a comprendere le differenze tra tutti quei morti, a insegnarci, per esempio, che non sono i morti ad essere uguali tra di loro, ma che è la morte ad essere uguali per tutti, a insegnarci che la felicità ha bisogno di essere condivisa, altrimenti non è felicità. Che cazzo sono felice a fare se non posso dirti? La prima cosa che ho bisogno di fare quando incontro un amico è dirgli perché sono felice, non ho bisogno delle parole giuste. Ecco, e questa è la ragione per la quale, nonostante noi poeti siamo ormai evidentemente l'ultima ruota del carro all'interno del grande circo delle arti, voi non potete fare a meno di noi. Perché nel momento in cui rinunciate alla poesia, voi rinunciate alla possibilità di parlare. Cioè rinunciate, in una parola, alla possibilità di essere uomini. Perché la poesia non è un'arte, alla fine. La poesia, non lo dimentichiamo mai, è il primo medium, il primo strumento di stoccaggio dell'informazione non genetica che l'uomo conosce. La poesia è nata per ricordare. A me, chi me lo fa fare di cadere, pensa Alice e dice: fermi tutti, questa è una rapina. The point I try to stress is that what I started and what became successful is performance poetry, not competitive poetry. It's performance that made this work, not the competition. If it was just poets up there speaking as they spoke before, no one would go to see a slam thing. It's the performance that made the difference. That's what I did. That's the first thing that I did. I had the courage in Chicago to perform my work, and believe me, the traditional poetry world, oh, shouldn't do that, oh, it's terrible, oh, poets should not be actors, poets should not be singers. It was radical. I didn't care, because I knew that I had the fire. The competition is a game. It's a theatrical device. It's a type of show that focuses people's attention. And that's what we wanted as poets. We wanted people listening to us. So the competition is a natural theatrical device to focus an audience. They can root for people, they can have fun, there's rituals. It was designed to be a mockery of competition. Think about it. Five random people in an audience judging art 1 to 10. The prize in Chicago for years was cupcakes, Twinkies. Today it's $10. I go, please everyone, now it's time for the slam competition. It's very serious.
because someone is going to win $10. Ooh, it's a mockery. Penso sempre a te tutta nuda, ma anche ad altre donne nude in genere. Una lettura di poesia normalmente è una rottura di coglioni immensa. Tu vuoi far male a uno? Dici, guarda, mi ha sentito ridere dai poesie. Perché è una rottura di coglioni inenarrabile. Gente che legge per minuti, 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 la sua opera omnia, perché nessuno se li cala. E invece è finito il Poetry Slam di Roma? Andate via la maggior parte delle persone, cioè su 2000 saranno andati via 1000. Continuavano a esserci problemi di ordine pubblico perché la gente litigava a proposito del fatto che fosse giusto o meno chi aveva vinto, cioè la gente stava litigando per la poesia. La gente normalmente litiga per soldi, per figa, per cazzo, per posizioni sociali. La gente che litiga a proposito di ciò che è bello è gente civile, è gente tollerante. Sono esseri umani ricchi che di colpo riscoprono che una parte del loro essere ha bisogno di bellezza, ha bisogno di profondità, ha bisogno di ritmo, ha bisogno di espressività. Slam world. Italian slam world. Get out of the box. Be creative. Go stand on the roof. Stand on the roof and do your poetry slam. Go sit in the fountain outside, stand there and get all wet and recite your poetry. Don't be so stuck on yourself, you know. Be an artist, be courageous. If you need to kiss it, kiss it. You two kiss. Oh, you two, come on, come on. She wants to kiss you, kiss her. Come on. Wow, man, he's hard to get, man. If you need to kiss it, kiss it. If you need to kick it, kick it. If you need to scream it, scream it. Bravo, one more time. If you need to scream it, scream it. But kiss it, kick it, scream it now.